Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo qui a Dubai, fuori dalla Venus Gym, per portarvi con noi in un super allenamento di coppia che faremo. Oggi ragazzi andiamo a fare un allenamento che sarà il mix della mia scheda di gambe con la scheda di Irene. Irene oggi doveva fare femorali e glutei, mentre io quadricipiti e polpacci. L'allenamento di oggi sarà per entrambi, quindi un allenamento di coppia, dove andiamo a fare quadricipiti della mia scheda e glutei invece della mia. Della sua. Gli farò provare i glutei, cosa che non allena mai. Adesso lo distruggiamo un po'. Sai che domani mi faranno male le chiappette. Adesso partiamo con un riscaldamento per i quadricipiti alla leg extension. Facciamo qualche serie con la pausa in isometria ad ogni ripetizione, serie leggera proprio per scaldare i tendini, l'articolazione e piano piano scaldare il muscolo, utilizzando un carico molto leggero senza andare a cedimento. Dopodiché si partirà con le serie allenanti quelle pese. È solo una serie, però fatta in rest pose. Rest pose significa mettere un carico abbastanza alto e in questo caso dobbiamo fare 8 ripetizioni a cedimento, poi fermarsi 10 secondi, ripetere 8 ripetizioni, fermarsi 10 secondi, 8 ripetizioni, ci si ferma 10 secondi, 10 ripetizioni, quindi sono 8, 8, 8, 8, 8, 16, 24, 32 ripetizioni intervallate ogni 8 da 10 secondi di recupero con un carico alto. Si può dire cazzo su YouTube, non lo so. Questo ragazzi che abbiamo appena fatto alla leg extension era una sorta di preaffaticamento che serve per andare a creare molta fatica nel quadricipite, in poche parole. Adesso andiamo a fare la pressa. Così facendo, durante l'esecuzione della pressa, anche se comunque viene stimolata tutta la gamba, il quadricipite che è stato appena preaffaticato riceverà uno stimolo maggiore. Quindi adesso si parte con la pressa facendo un piramidale. Si fa 12, 12, 10, 8 e 6, quindi 5 serie. Allora, inizierò io con le 12 ripetizioni. Io non faccio molto spesso la pressa a basse ripetizioni, quindi diciamo che sarò abbastanza soft. Partiamo con 20 e 20 per lato più il carrello che è circa 50 kg. We'll be right back.
Adesso ragazzi mi vado a mettere queste ginocchiere che mi aiutano comunque a non avere dolori alle ginocchia, perché comunque io, come vedete, ho un'ossatura molto esile per natura, ho la gamba molto lunga, ossa piccole, e vado molto a soffrire a livello di ginocchia. Quindi diciamo, delle ginocchiere a me aiutano a tenere il ginocchio caldo e compatto quando comunque vado ad utilizzare dei carichi pesanti. Diciamolo che se avevo le ginocchiere anch'io, altro che 7 dischi per lato, riempivo tutti e due i carrelli. Sono arrivata all'ultima serie, quindi siamo alle 6 ripetizioni da fare. Sinceramente non ne ho mai fatte così poche per la pressa, infatti sto usando carichi che non sono abituata a fare. Ho 4 dischi da 20 per lato, più il carrello, sono circa un totale di 220 kg. Vediamo cosa viene fuori. Dai, 4 dischi da 20, andiamo. Una, scendi bene, 2, 3, 4, 5 e 6. Bella. Brava, com'è? Mezze, perché manca poi ci resto sotto, però. Però già il fatto di averle fatte. Però già è buono. Hai dato un nuovo stimolo al tuo corpo. Domani non mi alzerò, ma va benissimo, tranquillo. Ce l'hai, 5, l'ultima, 6. Comunque ragazzi, considerate che questo allenamento, oltre ad essere molto voluminoso e in alcuni casi anche pesante a livello di carichi, ho un po' di affanno, utilizziamo dei recuperi di 1 minuto e mezzo, non di più, quindi potete capire quanto è alta l'intensità. Terzo esercizio, andiamo a fare un'altra tipologia di pressa. Questa qua è un po' particolare perché ha appunto l'opzione di staccare i due carrelli per fare una gamba alla volta. Infatti andremo a fare un 4x12 per gamba, quindi a gamba singola. Adesso passiamo ai glutei, iniziamo con un hip thrust machine, però prima vi devo assolutamente far vedere quanti tipi ne hanno. Anni fa, quando facevo le gare di strongman, facevo l'hip thrust con il bilanciere,
quindi è un muscolo che non alleno mai. Comunque adesso lo provo per curiosità, vediamo che cosa succede. Si è visto, ho il gluteo poco stabile. È il mio turno, questo è tra i miei preferiti. Quindi adesso è arrivato il momento di fare la serie, quella un po' pesante, no? Sì. Quindi adesso serie pesante, ma come la devo fare, signora coach? Con il fermo in isometria o fluida? Ma io, visto che fai tanto lo sborone, direi con ben 3 secondi di fermo ogni ripetizione. Oh, no. Sì, sì, prego. La madonna. Dai tutto, tutto. Carica tutto. No, tutto. Carica tutto. È totalmente differente, quindi io adesso ad esempio ho caricato 50 kg, ma è come se ne caricassi 100 sul bilanciere, perché ha una percezione totalmente diversa, quindi non è che si può fare raffronto con il carico. Siamo abbastanza cotti, quindi diciamo che non facciamo altri esercizi fondamentali per i glutei, ma iniziamo subito con qualche esercizio di rifinitura e andiamo a fare una master glutes. Sento un po' in imbarazzo perché è pieno di uomini che si stanno allenando e vedono me che faccio questi esercizi, ma se lo faccio, ragazzi, è solo per voi, per farvi felici nel vedermi soffrire mentre faccio una scheda da donna. Con quanti chili? Con pochissimi chili. Con 20 chili. Si prova, si prova. Serie appena terminate all'attrezzo master glutei, e adesso che cosa andiamo a fare, amore? Adesso andiamo a fare sempre in linea Panatta. Panatta, prendici come sponsor a questo punto, perché stiamo usando solo i tuoi macchinari. Comunque, sempre la linea Panatta, la nuova abductor machine senza sedile, quindi in piedi, fighissima. Faccio questo esercizio, per favore.
negativo. Il gluteo nelle prime ripetizioni non si sente, ma dopo fa un male cane, quindi presumo che domani avrò dei seri problemi a sedermi, dato che io glutei, come vi ho detto prima, non li ho quasi mai fatti. L'unico problema in questo esercizio, per tutti i maschietti, come magari avrete notato, non riuscivo a chiudere bene le gambe. Quindi mi raccomando, quando chiudete non chiudete troppo rapidamente. Questo è un consiglio se volete provare questo esercizio e siete dei maschi, come me. Altrimenti fate come lo schiaccianoci. Se no ci vuole, fate la fine dello schiaccianoci. Ragazzi, l'allenamento è finito, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete lasciate un like, lasciate un commento. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e ci teniamo ai vostri commenti, perché essendo un canale nuovo abbiamo bisogno di spunti per tutti i nostri prossimi video. Se volete iniziate a seguirci anche sui nostri profili social, che vi lasciamo qua sotto in descrizione.